L'impianto frenante è cruciale per le performance di una Formula 1. Scopriamo le sue componenti, le prestazioni e le sollecitazioni a cui è sottoposto. Il circuito Paul Ricard comporta un impegno basso per gli impianti frenanti. La frenata più severa precede la curva 8. La velocità iniziale è di 340 km orari. La velocità finale è di 137 km orari, in uno spazio di 123 metri e 2,09 secondi. La decelerazione massima è di 5,3 g.